Buonasera, ben ritrovati a Striscia Filosofica, rubrica curata dal sottoscritto Luca Taddio e Leonardo Caffo. Oggi parliamo di un libro, Il porno espanso dal cinema ai nuovi media, ma anche di un tema, quello del porno, un tema apparentemente che poco nulla ha a che fare con la cultura, l'estetica e la teoria del cinema, ma forse anche questo è un luogo comune. Ne parliamo con due dei tre curatori del volume, Giovanna Marina e Federico Zecca, mentre il terzo curatore, lo ricordiamo, è Enrico Biasin. Ciao Giovanna, ciao Federico. Ciao, ciao. Giovanni e Federico sono due, non sono due attori porno, ovviamente, ma bensì No. due giovanissimi ricercatori dell'Università di Udine. Me lo confermate, giusto? Sì, confermiamo. Confermate, benissimo. Allora, Confermiamo. ci raccontate innanzitutto di cosa esattamente vi occupate e come siete arrivati, come siete giunti alla realizzazione di questo volume dal titolo così seducente, Il porno espanso. Allora, noi come dicevi siamo due ricercatori di ambito cinematografico, abbiamo entrambi preso un dottorato in tempi più o meno recenti di cinema, io di studi audiovisivi per l'esattezza, insomma, termine ormai un po' più alla page. E, beh, io in realtà vengo da Udine mentre Giovanna ha Io preso il da Pisa. dottorato a Pisa. E, beh, diciamo che 4 anni fa ormai abbiamo fondato un convegno, definiamolo così, che si tiene a Gorizia ogni marzo e che è dedicato proprio alle tematiche legate alla sessualità, alla pornografia, alla rappresentazione del sesso. E siamo partiti dal cinema, cioè basandoci evidentemente su quelle che erano le nostre competenze di partenza, per poi in realtà allargare, come dire, il punto di osservazione fino ad abbracciare quel campo, potrei così come proteiforme in qualche modo, dei cosiddetti porn studies, cioè degli studi accademici sul porno, campo ancora piuttosto giovane, ma molto vivo in ambito internazionale, soprattutto anglosassone, soprattutto inglese, anche se nasce poi negli Negli Stati Stati Uniti. Uniti. E diciamo, porn studies in realtà rappresentano una branca, definiamola così, del più ampio alveo degli studi culturali, dei cultural studies, no? Quindi in realtà però noi pensavamo di poter portare qualcosa a questo dibattito attraverso il nostro sguardo cinematografico, diciamo così, cioè attraverso un'attenzione specifica alle forme, alle tipologie, alle stilistiche legate all'audiovisivo. E il porno espanso è il primo prodotto di ricerca che nasce proprio da questo percorso accademico, convegnistico e raccoglie una parte delle reazioni che sono state tenute ormai 2 anni fa nella prima edizione del convegno goriziano dedicato alla pornografia. E poi ti parlo del libro, ma Io darei intanto. innanzitutto la parola anche a Giovanna, che saluto, quindi anche per te è un ambito di ricerca, Sì, questo. è iniziata come una ricerca personale, poi ho avuto contatto appunto col gruppo udinese che insomma mi ha permesso di andare avanti in questa ricerca appunto in un contesto di gruppo, insomma, con il sostegno appunto del Dance Gorizia. Sì, nasce come passione personale, non è, io avevo un percorso di dottorato che già comunque era legato alle rappresentazioni della sessualità, perché ho studiato diciamo, la penetrazione del sesso nella cultura popolare dell'Italia degli anni fine 60 e inizio 70, la qualcosa mi ha portato comunque anche in contatto con la pornografia, nonostante quello poi sia almeno storicamente un ambito separato, insomma. Ma dato che vi siete e ti sei mossa in ambito accademico, ma se posso chiedervi, qualche battuta ve la siete sentita fare oppure mai? Più di una. Vabbè, io mi sono sentita dire durante una cena con vari professori universitari, nei quali ero in questa cena ero Non l'unica. facciamo No, nomi? no, non possono Non fare passiamo nomi. nomi, ma andiamo sul generico. Questa cena, insomma, con vari docenti universitari e si parlava, e a un certo punto mi chiedono di cosa ti occupi. Io timidamente faccio: ma ho fatto questa cosa, e uno di questi ordinari fa: ah, ma tu sei la famosa dottoranda del porno. Quindi voleva dire che la faccia è circolata già in Italia ancora prima che io finissi il dottorato. Sì, Quindi. Ma Ma senti, che lei è. volevo un attimo riallacciarmi, se posso, a quello che però hai appena raccontato, cioè la parte seria, diciamo, del tuo racconto, e volevo chiederti in che modo, e
se ha incrociato anche il tema del femminismo, del femminile, e come l'avete trattato. Tu poi ovviamente vorrei sentire anche l'opinione su questo tema di Federico. Allora il discorso è molto complesso. È chiaro che questo per una questione proprio anagrafica, vorrei dire, cioè è chiaro che per una ragazza avere a che fare con le immagini pornografiche ti suscita comunque una serie di interrogativi e di anche proprio a livello personale. Detto questo, è chiaro che studiando il porno, soprattutto se si approccia dal punto di vista dei porn studies, non si può non entrare in contatto con i discorsi femministi sulla pornografia, perché comunque, voglio dire, partendo anche dallo stesso il libro seminale dei porn studies, che è il famosissimo Hardcore di Linda Williams, Hardcore Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible, che è un libro della fine degli anni 80, poi riscritto alla fine degli anni 90. In questo libro, che appunto è l'origine dei porn studies, in un certo senso, si parla proprio, c'è una lunghissima parte dedicata al dibattito femminista sul porno, quindi comunque è una questione sia personale, quella del problema femminile, che anche proprio per forza di cose teorica, perché chiaramente l'approccio porn studies non può prescindere da questo. C'è la questione della rappresentazione della donna nel porno, che è una questione sulla quale io poi mi sto anche interrogando proprio in questo periodo, e secondo me è molto interessante vedere come la rappresentazione femminile della donna, insomma, nel porno in realtà faccia capo a due serie diverse di stereotipi. È questo che trovo molto interessante, cioè da una parte lo stereotipo della degradazione, cioè si dice che la donna nel porno è un oggetto ed è degradata. Dall'altra però, soprattutto a partire dagli anni 80, ma soprattutto in ambito europeo recente, quindi parlo della Spagna per esempio, c'è quest'altra sequela di stereotipi che vede invece nella pornografia una rappresentazione, in inglese si direbbe empowering, cioè che in qualche modo dà potere ed è liberatoria per la donna. Quindi quello che mi interessa in questo momento è questo, cioè quello di capire quanto questi due stereotipi abbiano di reale, quanto la vita vera delle donne sia implicata dal porno in un senso degradante o in un senso liberatorio, e credo che questa questione sia centrale, perché sennò si rischia poi di fare si rischia il dogmatismo, o comunque si rischia di seguire dei diktat ideologici che sono poi molto lontani sia da cos'è la reale produzione pornografica, sia da cos'è poi la reale vita, per esempio, di chi è delle persone che sono coinvolte nella produzione del porno. Quindi questo, io non so se ho risposto. Sì, sicuramente. Federico, vuoi aggiungere qualcosa? Ma io vorrei, portandoci un po' avanti nella nostra chiacchierata, no? Visto che i minuti poi volano, vorrei dire questo, veramente importante e centrale, no? Parlavo prima di porn studies, studi sul porno, sì. Vorrei dire che la questione femminile barra femminista è ovviamente centrale, e non può essere minimamente sottoconsiderata, no? In questi studi, però è anche vero che i porn studies nascono proprio in qualche modo in opposizione a un certo tipo di concezioni della pornografia che ruotavano attorno alla categoria di problema sociale. In qualche modo il grande dibattito femminista antipornografico degli anni 80 aveva consigliato la pornografia in questo senso, no? Un problema sociale, corrompe le famiglie, degrada la donna, la pornografia è stupro. I porn studies partono in qualche modo da un presupposto completamente diverso, cioè partono dal presupposto che la pornografia c'è, esiste, se non in natura esiste in cultura, diciamo. È una, come dire, è un genere di discorso, definiamolo così, proliferante, sempre più, come dire, che sempre più tocca, no, gli aspetti della vita quotidiana, e come dice Linda Williams, dunque in qualche modo rappresenta una forma culturale che caratterizza le culture popolari occidentali, almeno occidentali in qualche modo. Quindi questo è il presupposto, no? Quindi il passaggio, questo è il grande passaggio dei porn studies da una concezione della pornografia come problema sociale a una concezione della pornografia come forma culturale. In quanto forma culturale, la pornografia va studiata utilizzando metodologie di ricerca già applicate ad altre forme culturali, ad altri generi di discorso, come il cinema per esempio, come il cinema non pornografico, e va studiato in questo modo, e evidentemente a partire da questo presupposto ancora si possono cominciare a sfatare dei miti.
partire da quello che la pornografia sia un monolite discorsivo, definiamolo così, no? Cioè sia una registrazione della penetrazione, meat shot nel gergo pornografico, no? Sia la semplice registrazione di un atto sessuale esplicito e basta. Per 110-115 anni, parliamo di pornografia audiovisiva, no? Cinematografica e poi digitale dopo. La pornografia ha una storia complessa, molto articolata, e la pornografia, soprattutto negli ultimi 30-40 anni, in realtà è esplosa, come gli altri generi di discorso, come tutto l'audiovisivo del resto. Anzi, in qualche modo la pornografia ha, se vogliamo, come dire, anticipato alcuni trend dell'audiovisivo contemporaneo già nei primissimi anni 80. È stata la prima a utilizzare la tecnologia video, il video, in un senso potremmo dire innovativo. Quindi, insomma, da qui anche il sottotitolo del volume, cioè dal cinema ai media, perché so che nel vostro discorso la dimensione digitale gioca un ruolo fondamentale. È a questo che in parte ti riferivi? Sì, io mi riferisco al fatto che secondo noi il digitale ha esasperato una serie di tensioni o tendenze che in realtà erano già emerse con il video, sì, cioè con le videocassette. E il grande momento di rottura è stato questo: il passaggio dal lungometraggio cinematografico, vale a dire il film pornografico a luci rosse, fruito nelle sale a luci rosse e modellato in qualche modo mimeticamente sulla forma del lungometraggio cosiddetto legitimate, no? Cioè non pornografico, e modellare legittimamente un film pornografico su un film non pornografico significa anzitutto narrazione e racconto, significa raccontare una storia all'interno della quale io, come dire, ambiento, no? Incastono delle scene sessuali, delle scene di sesso esplicito, significa questo. Quindi, grande passaggio da questa da questo primo periodo, che è poi quello della Golden Age cosiddetta, no? Ricordiamoci il film Boogie Nights, è un grande omaggio a questa fase del porno, ad un periodo invece di totale, come dire, differenziazione, in cui in qualche modo la pornografia anzitutto si denarrativizza, non racconta più nulla, non tenta di scimmiottare il cinema o il film narrativo in qualche modo, ma diventa pura registrazione di atti sessuali, il famoso all sex più o meno esasperati, e alla fine in qualche modo mirati a colmare qualunque domanda il mercato potesse far emergere. Quindi è in qualche modo questo il momento in cui il porno si genericizza, per utilizzare questo brutto termine, si ipersettorializza. Quindi quando comunque l'industria pornografica comincia a tentare di rispondere a tutti i gusti, non importa. Infatti su questo poi devo chiedere a Giovanna se esiste un porno alternativo, intendo per alternativo rispetto al porno corporativo. Sì, esiste appunto, questa è la logica prosecuzione di quello che si stava dicendo finora, con l'avvento delle tecnologie, prima elettronica e poi digitale, chiaramente si è aperto uno spazio sia di produzione che di distribuzione e fruizione per delle pornografie non, diciamo, allineate con il gusto mainstream e con le forme produttive del mainstream. Questa cosa ha portato sia da una parte alla proliferazione di pornografie in qualche modo legate alle parafilie sessuali, quindi il sadomaso, il feticismo, eccetera, però dall'altra parte ha creato anche degli spazi di politici, tra virgolette, cioè di utilizzo del mezzo video, perché era una pornografia che in qualche modo fosse sia a livello produttivo che a livello di substrato economico che a livello di rappresentazioni in qualche modo appunto alternativa al mainstream, che solitamente era ed è, insomma, eteronormato o comunque propone dei modelli corporei e anche proprio della performance sessuale piuttosto standardizzati e particolari, realisti, diciamo. Questo porno alternativo ha delle radici
chiaramente storiche, cioè delle radici anche artistiche, se vogliamo, nelle, per esempio molto del porno alternativo si rifà a tutta la produzione della no wave newyorkese, da Richard Kern alle le cose, le primissime cose di Annie Sprinkle, da sola, insomma, prima, dopo la sua uscita, diciamo, dal porno mainstream. Però questo porno alternativo è una diciamo, ecco, è una forma culturale piuttosto controversa, perché se esiste sì uno spazio per un porno alternativo, esiste, c'è l'idea che comunque anche questa alternatività del porno in qualche modo è confluita poi in un alveo più economicamente mainstream. Quindi io faccio l'esempio del porno subculturale, che è quello di cui poi mi sono occupata più da vicino, cioè esistono delle forme pornografiche, per esempio, dedicate a un mercato di persone che amano la musica punk o gotica o heavy metal, perché probabilmente quel tipo di persona, non apprezzando determinati standard di bellezza, standard corporei del porno mainstream, non era una nicchia di mercato plausibile. Con l'avvento del digitale questa cosa è cambiata, perché si è capito che anche quella nicchia poteva in qualche modo essere curata, e quindi esiste per esempio il porno punk, il porno heavy metal, il porno gotico. Allora, tutto questo tipo di porno subculturale, se è vero che ha delle radici in delle subculture esistenti, che sono comunque subculture alternative al mainstream, è anche vero che fa parte poi di un circuito economico che rientra dall'altra parte nell'alveo del mainstream. Faccio un esempio della Vivid, che è una delle più grosse corporation del porno a livello mondiale, ha una sezione dedicata all'alternativo, che è la Vivid Alt, che è in mano particolarmente di questo regista un po' genio istrionico, che è Ian McKay, che appunto riesce ad unire una certa cura artistica, determinate come posso dire, velleità estetiche, con però l'afferenza a un alveo economico veramente mainstream. Altra cosa invece è la questione del cosiddetto post-porno, che è una cosa che è molto, molto di moda, che è invece una diretta affiliazione della performance di body art degli anni 90, fondamentalmente, ed è una, diciamo, è un tipo di produzione pornografica che soprattutto è dal vivo, quindi non è che trovi in rete su Xtube o YouPorn le performance post porno, però si chiama porno, le performer del post porno sostengono di far parte del porno e vogliono utilizzare il porno in questo modo appunto liberatorio, con manifesti politici, manifesti di intenti nel quale spiegano perché vogliono fare il porno, e senza un diretto legame con un guadagno economico, insomma. Quindi comunque la questione del porno alternativo è molto complicata, perché si va appunto dalle performance post porno a siti come burningangel.com, che è un sito di porno gotico con le ragazze tatuate, che però c'ha un giro d'affari, insomma, piuttosto ragguardevole. Quindi mi sembra di capire che esistono moltissimi generi, molto di più di quello che uno si aspetta. Sì, mi piacerebbe aggiungere a quanto diceva Giovanna, che in realtà la svolta digitale ha portato anche nel porno tutte le potenzialità e tutte le contraddizioni anche della cosiddetta creatività grassroots, no? E quella di cui parla, banalizzando al massimo, Henry Jenkins, no? Il suo famoso cultura convergente, cioè quindi ha dato la possibilità ad una serie di nuove, come dire, leve, diciamo così, non professionali o professioniste, grazie alla, come dire, economicità adesso, no? Dei mezzi, sia di ripresa ma soprattutto di produzione, grazie alla rete, di sviluppare appunto nuove pornografie. Tanto che appunto ormai non si parla più, mi ricollego a quello che dicevo prima, di pornografia al plurale, no? Ma di pornografie al singolare. Ma di pornografie, scusate, al plurale. E questo è in qualche modo tutto il discorso del porno amatoriale, no? Che in qualche modo rappresenta davvero uno dei punti di massima contraddizione, nel senso che è al tempo stesso uno dei sottogeneri dell'industria. Moltissimi, no, quanti sono video prodotti industrialmente con l'etichetta amatoriale, ma che però al tempo stesso invece, no, in rete possiamo trovare anche davvero delle, come dire, no, delle forme di pornografia, chiamiamola comunitaria,
che vengono realizzate all'interno di alcuni circuiti specifici che non hanno niente a che fare con, che lavorano su un'economia del dono, come si dice, non hanno niente a che fare, no, con l'industria vera e propria, e che invece giocano con una serie di rappresentazioni corporee, per esempio, molto lontane e anzi in opposizione a quelle standardizzate, no, e codificate dall'industria. Che è un po', diciamo, l'alfiere di questa concezione del porno è Sergio Messina col suo Real Core. Federico, Giovanna, a proposito di rete, tra l'altro ho una domanda dalla rete, cioè dalla chat, che mi chiedono, anzi vi chiedono: si può dire che il porno è un indicatore della cultura del luogo, costumi sociali, condizione femminile, eccetera? Se il porno avesse un luogo, si potrebbe fare porno, credo, almeno so, rispondo per quello che mi sento, cioè non si può, credo, più dire che il porno abbia un luogo in questo senso, cioè che sia diretta emanazione di un luogo. Si può dire che esistono delle pornografie nazionali, ed è una cosa tra l'altro della quale ci occupiamo, cioè delle storie locali di pornografia, ma credo che in generale il tipo di pornografia, a seconda della zona di produzione, sia più, diciamo, più legata a questioni di mercato che non di veri e propri legami, secondo me, con un substrato del luogo. Ti faccio un esempio: il Brasile è una zona, io non ne so moltissimo della produzione brasiliana, però il Brasile è uno dei luoghi dove si produce il porno più estremo, cioè le forme più, l'animal per esempio, tutte le forme legate all'escrementizio, molte di queste vengono prodotte in Brasile. Che cosa questo mi possa dire del Brasile? Non lo so, però mi può dire molte cose su come il mercato del porno si è evoluto in Brasile, cioè su come probabilmente l'industria pornografica brasiliana ha capito che quella era la nicchia da percorrere per questioni legate alla storia della censura, per esempio, o a come si è sviluppata l'industria pornografica nei decenni, insomma, all'interno del Brasile. No, aggiungo anch'io cosa su questo, perché mi sembra davvero una bellissima domanda. Non ho una risposta, sinceramente, dico solo questo: è davvero, cioè, è una domanda straordinaria, perché da un lato noi possiamo dire un paese in cui c'è molto porno è un paese degradato, no? Paese in qualche modo che violenta la donna, che ha una concezione della donna bassa, eccetera eccetera, però al tempo stesso è un paese che ha molta libertà. I paesi che non hanno libertà non hanno una pornografia, questo è chiaro. Ma scusa, perché tu parli in questo caso di donna e non c'è una pornografia legata anche alla donna e quindi all'uomo? Sì, sì, certamente, ma parlo soprattutto di un certo tipo di, come dire, giustissimo discorso, che evidentemente mette al centro la figura della donna e tutto ciò che ruota attorno, diciamo, alla sua rappresentazione corporea. E all'interno di un certo tipo di discorso, no? Qui da un lato si potrebbe dire che questo sia un segnale di un certo degrado culturale, banalizzo al massimo. Al tempo stesso, però, il fatto che ci sia la pornografia, che sia possibile e legale farla e anche vederla in qualche modo entro limiti ovviamente specifici, manifesta evidentemente la possibilità di farla, cioè le libertà civili. Non è un caso che appunto in Cina la pornografia sia illegale e che quindi non esista una vera e propria industria cinematografica, ma che esistano solo, e torniamo al digitale, forme grasso, cioè forme dal basso, semi illegali, che vengono distribuite con molte difficoltà la rete. Quindi è una bellissima domanda. Il discorso, come dire, sulla pornografia precedente ai porn studies partiva proprio da qui, comunque. C'è il grande dibattito fra le femministe antiporno e i conservatori antiporno da una parte, e dall'altra parte invece i liberali, i filosofi liberal, che sono quelli che mi lasciano poi un po' più perplessi, insomma. Simone Regazzoni, per esempio, per fare un nome abbastanza famoso italiano, che in qualche modo invece trovano nella pornografia chissà quale capacità e potenza liberatoria. Sono discorsi, no? Che anche quelli ci lasciano forse un po' perplessi. Però al tempo stesso il dibattito, una delle parti più interessanti di questo dibattito pro contro era quello, per esempio, di una Nadine Strosser, no? Per esempio, la quale diceva vietare la pornografia, ok, la pornografia è uno schifo, ma vietarla sarebbe ancora peggio, cioè il suo divieto, cioè vietare una libertà, in qualche modo creerebbe ancora più danni di quelli che crea la pornografia. Quindi questo è un punto di discorso, di dibattito centrale, insomma. Poi finisco sulla questione cultura del luogo, costumi sociali, eccetera.
ancora un altro discorso è vedere come il substrato antropologico, uso un parolone, rientra nelle rappresentazioni del sesso, e qui il caso è emblematico quello del Giappone, per esempio, dove comunque esiste una pornografia molto particolare, che ha sicuramente, cioè le rappresentazioni pornografiche del porno prodotto in Giappone chiaramente hanno un legame fortissimo con appunto con un substrato presente sul territorio, cioè sul luogo, no? È chiaro che però anche questo appare comunque in un mercato globalizzato, per cui in una forma molto molto radicata a livello giapponese come il bukkake è diventato, cioè è entrato nel mercato globalizzato del porno e nell'immaginario globalizzato, e ha creato il facial, che è una delle forme più quindi, frequenti nel porno, per esempio statunitense, che poi è il porno. Abbiamo ancora 5 minuti, vi costringo quindi a rispondere a questa domanda così difficile in estrema sintesi, e la rivolgerei a entrambi, cioè che cos'è la pornografia? Federico. Ma allora, anzitutto, come dire, la pornografia come categoria che raccoglie una serie di discorsi e di testi nasce verso la metà dell'Ottocento, che in qualche modo è una categoria regolatoria che dice questi testi hanno un certo tipo di contenuti e questi testi no, mette ordine in una serie di discorsi. Nuovamente, non è un monolite, è una categoria culturale variabile, relativa, storicamente e geograficamente, come dire, fondata. Questo è il punto di fondo. Giovanna parlava prima del post-porno. La cosa interessante del post-porno è che, con buona probabilità, con la pornografia c'è molta confusione in questi anni. Il post-porno, che, con buona probabilità, con la pornografia non c'entra nulla, niente a che fare. Cioè, pornografia, la risposta più banale è: pornografia è la registrazione dell'atto sessuale esplicito. Ok. È il famoso principio di massima visibilità di cui parla Linda Williams, che è massima teorica, prima e massima teorica di queste tematiche. Ma siamo sicuri che è così o che è ancora così? Cioè che basta nell'ambito audiovisivo spingere un bottone sul rec, fare del sesso e quindi quella è pornografia? Tutta la wave, diciamo, post-porno in realtà falsifica questo discorso. In quel caso c'è sessualità esplicita, ma non è pornografia, e potremmo dire la stessa cosa per quanto riguarda alcuni esempi di cinema d'autore. Quindi in questo discorso tu distingue, voi distinguete cinema d'autore da che potrebbe entrare dentro pornografia e cinema non di autore, o è una categoria, diciamo, una distinzione superflua, Giovanna? Di problematizzazione, cioè io ti potrei dire pragmaticamente che la pornografia è in qualche modo un prodotto di un'industria specifica che si chiama pornografica e che ha alcune finalità specifiche riconosciute da un certo tipo di consumatore per delle finalità di un certo tipo. Questo è il discorso di fondo, è forse il modo migliore, no, per definirla in qualche modo. Questo però significa che l'industria è da una parte, il consumatore dall'altra, nell'evoluzione storica o nelle differenzialità geografiche potranno o possono in qualche modo cambiare. Quindi non è un prodotto astorico, no, in qualche modo. Non solo, ma se posso aggiungere appunto un'ulteriore, secondo me, problematizzazione, non è nemmeno più la questione sesso esplicito o meno a definire la pornografia, perché, come abbiamo detto prima, con l'avvento del digitale, eccetera, eccetera, sono nate e proliferano delle forme pornografiche. Sadomaso è un porno che non è genitale, è considerato pornografico perché prodotto da un'industria pornografica, è fruito da un consumatore porno che lo utilizza per le finalità, che comunque risponde a un criterio sessuale. Secondo me, appunto, la questione cos'è pornografica e cosa no, e che cos'è la pornografia, è una questione molto complessa che prescinde dalla rappresentazione stessa del sesso, che però secondo noi, ma è un pensiero, insomma, abbastanza condiviso in ambito, credo, dei porn studies, appunto prescinde dalla rappresentazione del sesso esplicito, ma non dalle condizioni di produzione e fruizione dell'audiovisivo, cioè se l'audiovisivo è in questo contesto.
Ancora una domanda dalla chat, ma rimane ancora aperta, ancora aperto l'aspetto della prostituzione dal vostro punto di vista? Allora, questo è un aspetto molto importante, perché molte delle lavoratrici del porno si considerano sex workers, quindi non tanto prostitute, perché non usano questo termine, ma sex work. Quindi è vero che soprattutto per le giovani imprenditrici che hanno per esempio dei siti fatti in casa, no? Non tanto la porno star, che è un altro discorso. Però la ragazza che magari ha una cam o un sito indipendente, per esempio nell'alt porn, nell'indie porn ce ne sono tantissime, si considerano delle sex worker, quindi si considerano alla pari per i sex worker. Anche qui, secondo me, dire che l'attrice porno è prostituta, con il correlato morale che questa cosa insomma porta con sé, è una falsificazione. Però è vero che comunque molte delle lavoratrici del porno fanno parte dell'alveo più grosso, insomma, più largo del sex work. Ripeto, non vale questo discorso secondo me per la porno star, perché quello invece rientra nell'alveo del divismo, che è un'altra cosa ancora. No, cioè, da parte mia, nuovamente, una domanda molto, molto, molto interessante, ma anche molto complessa, cioè dove finisce, come dire, l'autoimprenditorialità sacrosanta della donna che evidentemente vuole sfruttare un certo tipo di sue particolarità in un settore del mercato, diciamo così, legale, e dove invece comincia la donna dell'uomo, perché ormai non è o dell'uomo, certo. Non sulle strade, ma internet, o dove comincia lo sfruttamento, e dove invece comincia lo sfruttamento sessuale, questo è un elemento centrale. Ed è su questo, in qualche modo, le stesse sex workers, o gli stessi sex workers, in qualche modo non ti danno una risposta chiara. Però, secondo me, a chi ha fatto questa domanda, diciamo così, potremmo rimandarlo alla lettura del manifesto di OVD. Sì. Secondo me, perché quello che ha detto Giovanni è importantissimo, cioè quello che è successo negli ultimi 20 anni almeno è stato anche una grande, la pioniera è stata Annie Sprinkle, poi anche in questo senso è stato anche un grande processo di autoriconoscimento professionale delle stesse porno dive e porno, hanno messo in piedi una serie di istanze che potremmo quasi definire sindacali. Per questo rimando a OVD, no? In cui in qualche modo si vede da una parte la volontà, no? di essere riconosciuta, cioè la volontà che il suo lavoro sia riconosciuto socialmente come legittimo, e che in qualche modo il suo ambiente di lavoro abbia le stesse sicurezze di tutti gli altri, in qualche modo. Questo è, secondo me, l'elemento. C'è che il set pornografico viene controllato e segue una serie di leggi come tutti gli altri. Sì. Non c'è sfruttamento se appunto se la sex worker, porno worker, si auto, in qualche modo autodetermina, insomma. Anche qui io invece consiglio di consultare il blog di Furry Girl, che è una giovane indie porn, una giovane, come si può dire, diva dell'indie, blog che si chiama, è un blog politico, dove lei parla appunto di diritti dei sex worker in maniera piuttosto intelligente. Sentite, in realtà il nostro tempo a disposizione è, come al solito, è volato. Io vi chiederei, se avete il libro lì a portata di mano, magari di mostrarlo, e approfitto intanto di questi secondi che ci rimangono a disposizione per ringraziare Giovanna Marina e Federico Zecca per essere stati qui con noi a raccontarci di questo bellissimo volume, e spero che ci siano anche altre occasioni, magari con Simone Ragazzoni, per dibattere su questi temi e per tornarci sopra. Intanto grazie, il tempo a nostra disposizione è finito, io vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.